Il Comune di Teramo pubblica 3 bandi per accedere a speciali contributi per i servizi alla persona in ore di assistenza o in denaro. A poter ricevere maggiore assistenza domiciliare saranno le persone allettate. Contributi invece da 400 a 1000 euro saranno destinati a pazienti con disabilità gravissima e c'è la novità di un sostegno finanziario anche per i caregiver, coloro cioè che non hanno un lavoro e assistono a casa un parente malato. In questo periodo di pandemia abbiamo visto come le vere vittime alla fine sono le famiglie che hanno cari che vivono una condizione di disabilità. Per questo motivo il Comune di Teramo, proprio per stare vicino sempre di più alle famiglie, a queste famiglie, riapre oggi dei bandi e in più presenta un nuovo servizio, cioè quello del caregiver. Per quanto riguarda gli altri avvisi, cioè la disabilità gravissima, la domiciliare, anziani e disabili, sono dei servizi già presenti all'interno del pacchetto dei servizi del Comune di Teramo, mentre il caregiver è un servizio nuovo. I primi due consistono sostanzialmente nel dare un contributo economico proprio per la cura alle persone, mentre la domiciliare consiste in ore di servizio da parte di una cooperativa, quindi di persone altamente specializzate sempre per la cura della persona, mentre il caregiver diventa un contributo proprio destinato alla persona, cioè al familiare che si prende cura quotidianamente della persona con una disabilità. È chiaro che essendo sostanzialmente dei servizi in un certo senso speculari tra di loro, chi assume uno di questi non può assumere anche gli altri. Di che cifre si parla? Dipende, perché la domiciliare non è un contributo economico ma è un contributo proprio di assistenza, quindi si mette a disposizione un professionista che va in casa ad aiutare nella cura e nella premura anche del soggetto con disabilità o del soggetto anziano, mentre per quanto riguarda la disabilità gravissima è chiaro che è tutto molto correlato sia al livello di disabilità ma anche al sociosanitario, è un contributo che va dai 400 euro ai 1000 euro al mese, mentre il caregiver, che sostanzialmente funziona in maniera speculare, però lì va direttamente alla persona che si prende cura del malato, prende un contributo di 400 euro.